In questo video ho conosciuto una persona molto inquietante che mi ha fatto diventare un killer malvagio che mi permetterà appunto di andare contro ai miei stessi amici. Riuscirò prima a fermarmi? Iscriviti e lascia like. Noi sciabolette, mi avete fatto male! Noi! Qual è il nome del killer con la maschera da hockey? Scrivemelo qua sotto nei commenti perché lo rivedremo all'interno di questo video. Sì! E tu, idiota, che caschi facilmente. Appunto. Che fai, ora piangi pure. Non piango. Io non schifo. Piango mai. Andate via. Fallito. Sì, arancia e lime messi insieme. Guarda, Teo. Oh, mamma mia. Ma questa casa non l'ho mai vista. Oh, sciabolette. Ok, ma andiamo subito a vedere perché voglio scoprire. Aia, cacchio, sono caduto. Voglio scoprire cosa c'è in questa casa. Oddio, sono stra mega curioso. Ok, andiamo a vedere. Allora, sarà sicuramente di qualche ferrezzata questa casa. Oddio, ma quella è una croce fatta con tipo i bastoncini di pietra. Ok, molto molto pauroso come cosa. Però, chi ci vivrà mai in una casa così tanto paurosa? Oh mio Dio, sciabolette, ragazzi, ma vi rendete conto? Questo è un video interattivo, appunto, se lasci like, il killer uscirà fuori dalla casa proprio in questo momento. Proprio così, lascia like. Ecco, stanno arrivando i like. Stanno arrivando i like. Li vedo arrivare. Li vedo arrivare. Ok, tutti quanti bravi. Facciamo una cosa. Oh, chi è quel tizio? Oh, salve. Tutto bene? Come sta? Tutto bene, signore? Signore, tutto bene? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, 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 no. Si calmi, si calmi, si calmi. Che diavolo? Cosa? Che diavolo? Che diavolo sta facendo? Un coltello? Una maschera? Ma che diavolo? Oh, grazie! Ma che cosa significa? Oddio! Oddio! Sono diventato un killer! Sì, così potrò vendicarmi di quei miei stupidi amici. Che ne dite, ragazzi? Oh, sì, sì. Oh, mamma mia, che bella sensazione che ho adesso in questo momento, che fruisce in tutto il mio corpo. Oh, sì, sapete cosa, ragazzi? Dovete lasciare in questo momento tanti like perché il video è appena iniziato e ovviamente ci sarà davvero da divertirsi. Quindi, cosa aspettate? Lasciate tantissimi like adesso, proprio ora. Esattamente, bravissimi. Ecco che i like arrivano, ecco che stanno arrivando i like. Bravi, bravi. Così facendo avrò tanto potere, ragazzi, perché grazie ai vostri like potrò riuscire a mettere notte da solo. Volete vedere? Volete vedere? Ok, ora che abbiamo diversi like all'interno del video, posso fare questa cosa. Ah, ha funzionato, avete visto? Oh, sì. Andiamo un attimo a vedere cosa stanno facendo gli FRZ. Sono molto curioso di questo. D'altronde, ogni volta ad Halloween si riuniscono sempre tutti quanti all'interno di una sola e unica casa. Solitamente quella di Zoe, perché il rosso, sapete, fa ricordare un po' il sangue. Quindi, diciamo che stanno tutti quanti in quel mood strambo da Halloween. E credo che ci sono pure io in questo mood. Che ne dite? Siamo molto, molto vicini alla dimora di Zoe. E credo che possiamo sfruttare l'occasione per un attimo vedere dove stanno le persone. Oh, eccoli. Oddio, stanno proprio lì. Oh, sciabolette. Ok, sentiamo cosa hanno da dire. Sinceramente, cioè, non trovo una storia horror per farmi spaventare davvero. È difficile. Ma come no? Ma chi è che crede alle storie horror? Dai, appunto, ragazzi, è proprio per questo. Vabbè, che ma è bello da raccontare, ragazzi. Ecco, c'è Violet che ci crede, quindi, cioè, si spaventa. Dai, chi è che le vuole raccontare la prima? Mi va a spaventare Zoe. Io non ne conosco tante. La storia è quello del tipo senza mano con l'uncino che entrava nelle case. Che cosa è quella cosa lì? Oddio. Ragazzi, oddio, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Cosa? Ma che? Ragazzi, c'era una cosa lì. No, cioè, stavo raccontando la storia. No, 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 veramente c'era un tipo lì. C'ero tipo lì. Vabbè, vabbè, okay. Hai esagerato con il cappello. C'ero dopo lì? Appunto. Proviamo a fare una cosa. Proviamo a utilizzare la maschera. Oh, ok, sono ritornato normale. Oh, perfetto. Oh, possiamo infiltrarci così. Ottimo, perfetto, sì, infiltriamoci all'interno della loro casa. Perché poi stanno con le luci spente? Ma che problemi hanno? Beh, forse per fare atmosfera. Ciao, ragazzi. Dicevo, ciao, Spring. Chi è che spegne le luci così, ragazzi? Stavamo raccontando le storie horror.
Le storie horror. Ma dai, ma vi prego. Vieni qua, ma di cosa state parlando? Ma non esistono le storie dell'orrore. Esattamente. Invece, vabbè, sì, dai, ma fanno paura. Fanno oh, senti, raccontala te, visto che sei tanto brava. Esatto, raccontala tu. Cioè, esatto, dici che ti va, okay, no? Ah? Va bene, allora vai. Ne racconterò una io. Okay. Allora, era una notte buia e tempestosa. Mm-hmm. E c'erano 5 amici seduti in una casa. Aspetta le luci. Quando ad un certo punto, ad un certo punto ci fu un fulmine. E per colpa di quel fulmine andò a fuoco la casa. E arrivò un mostro enorme. Che iniziò. Le luci. Zoe, che stai facendo? Secondo me è un controller sotto la gamba. Racconta una storia, ragazzi. Zoe, sei tu che stai accendendo le luci? Schiaccio. No, e come cavolo faccio? È lontanissimo. Hai un telecomando. Sì. No, nessun telecomando, ragazzi, guardate. Zero telecomandi. Comunque, dicevo, e quindi il mostro iniziò a schiacciare. No, non vedo niente. Ragazzi, dai, Zoe, basta. Vuoi spaventare mai in realtà il mostro? Non ho fatto nulla, dai. Cioè, per favore. Ma che hanno queste lampadine? Non ho fatto nulla, ragazzi. Non posso spegnere la luce. Non mi fido tanto, Vieni, mano, certo. Oh mio Dio! Freezer! Sei indietro, Violet! Perché? Ti offriamo le caramelle. Non lo so. Le caramelle, sì. Dolcetto scherzetto, dai. Scappiamo. Non mi rompere il cazzo, Fer. Che è successo? Che fate? Come ci trovi, Max? Sta lontano! Se no io... Stai lontano, non faccio niente! Freezer, quel cavolo che sei! Dai, vai, che cosa stai facendo lui? Non vedo più niente! Non guardare! Ragazzi, perché vi state nascondendo? Cosa? Mi prendi in giro? Ci prendi in giro? No, perché? Cosa sta accadendo? Si è spenta la luce, è apparso... Tu sei sparito! È apparso uno con la maschera e l'ha ucciso! Uno con la maschera? Io ero andato in bagno, non so di questa cosa. Ma non è vero, io ero andato in bagno! Ma perché non hai avvisato? Non ho avvisato, perché mi scappava velocemente e sono corso in bagno! Ma è morto. E appunto. C'era quel cavolo di tizio col coltello. Con la maschera l'ho ucciso. Ragazzi, sentite, secondo me siete in questo momento siete troppo presi dalla dall'ansia, perché ma vi state Sì. Mi sa proprio che ma state che troppo inventando cavolate, ragazzi, ma ultimamente. È morto Elox, tu dici questo? È morto Elox, se ne sarà sicuramente andato e basta dalla casa. Ma di che ma state parlando? Ma i nostri occhi. Ah, sentite, io me ne vado, va bene, non me ne importa nulla di questa cosa. No, perché non mi piace credere a queste cose. State tentando impaurirmi. Ma ti pare? Ma dai, sbri. Oh, mamma mia. Che inutili, mamma mia. Ottimo, perfetto. Sta funzionando tutti secondo i miei piani. Adesso devo semplicemente mettere delle trappole. Sì, delle trappole che magari posso sfruttare. Aspettate, vediamo cosa c'ho all'interno di questa maschera. Io vado, ragazzi, ciao. Ciao. Ma che cavolo era? Vabbè. Ho piazzato delle trappole lungo che la sua messo, Zoe? Via per casa, guardatelo, sta prendendo sempre danno. Ma che cos'è? Aspetta. Basta. Ancora. Okay. Basta, ma che è questa Nascondiamoci roba? Dietro il grano così che possiamo vedere dove va. Possiamo seguirlo, sì. Ok, eccolo, è entrato dentro casa sua. Perfetto, ok, è la mia prossima vittima. Ottimo, perfetto. Devo solamente aspettare che faccia il bravo. Ok, ottimo, è lì. Ok, adesso gli vado addosso, eh. Oh, gli esco da questa parte. Certo, gli rompo le finestre. Che cos'è questo rumore? Non mi piace questa giornata, oggi è troppo strana. C'è qualcuno? Vabbè, ancora questo rumore, ma dove... Perché vedo che sta rompendo? Dai, non ce l'ho, quello da ricambio! C'è qualcuno? Se ci sta qualcuno, vattene! Dov'è? Lì dentro. Ok, al mio video andiamo. 3, 2, 1, via. No, cacchio, non ci sono. Ah, ho questo blocco.
E qualcuno? Speriamo che adesso se ne accorge. Senti, andiamo a dormire, che è meglio. Oh cavolo, qui non c'è nessuno. No, che fai? Stammi lontano, chiamo Ibi, ti faccio capire. Ottimo, perfetto. Uno l'ho fatto fuori. Oh, finalmente. Ora posso stare finalmente per i fatti miei. Ah, tanto i due che bulletti li ho uccisi. Aia, mi sto facendo male con le mie stesse. Ai, mi sono fatto male con le mie stesse trappole. Ottimo, perfetto, aspettate un attimo, fatemi togliere questa maschera. Ottimo, perfetto. Crucchino, mi tolgo. Crucchino, perché è pieno di... Oh no. Mi dispiace. Oddio. No, Violet, no. No, mi dispiace, non posso farti andare via, Violet, no. No, mi toccare. Oh mio Dio. Oh no, ho fatto fare fuori Violet, lì, un innocente. Oh mamma mia. No. Vuol dire che sono diventato davvero un killer. Ok, fin quando non lo sa Zoe va bene comunque, perché così almeno non lo dice agli altri. Oh mio Dio, mio Dio. Ok, va bene, facciamo finta allora di andarla a rassicurare per crearmi un alibi, così che lei effettivamente crede che io sono un bravo ragazzo. Ok, ok, perfetto, ottimo. Ok. Ehi Zoe. Ehi. Ma stai passando Halloween da sola? Non ci posso fare nulla, se Elox è morto, però tanto non mi vuoi credere. No. Crook è voluto tornare a casa e Violet è andata pure lei. Ho capito, no. Guarda, mi dispiace di quello che sta accadendo. Se voi possiamo passare... ti piacerebbe andare in una casa dell'orrore? Una casa dell'orrore? Sì, a te piace un sacco l'horror. Ma non esisto. Ma se prima dicevi che non ti facevamo paura e che volevi andare via. Sì, però io magari per accontentare il fatto che tu magari creda a queste cose, posso, non lo so, farti un regalo e ti faccio venire, ti faccio andare in una casa dell'orrore. Che ne dici? Ti fidi? Ok, dai, vai, va bene, dai, vieni con me, che tanto ci divertiremo quasi sicuramente. Che ne dici? Ma ci sono fantasmi? Probabilmente una casa dell'orrore, sai com'è. Sta proprio dietro casa di Violet. Non so per quale motivo l'ho vista spawnare a caso, ma credo che potremmo divertirci insieme, che ne dici? Sì? Okay. Ok. Magari vuole venire anche Violet oppure anche No, loro non vogliono venire, no. Purtroppo sono andati a letto prima loro oggi, sì. Sai che com'è. Scatole, però perché... non si vogliono neanche divertire un pochino. Ad Halloween, veramente. Sono sempre così. Che ci vuoi fare? Purtroppo questa è la situazione. Vedi, questa è la casa dell'orrore. Sì, lo so, mette su un'area molto molto inquietante, vero? Però molto devo suggestiva. Dire che è davvero bella. Bella, sì, è molto bella, Allora, guarda qua, è Zoe, proprio, non lo so. Ascoltami, sì. Si dice che all'interno di questa casa ci abiti un assassino, ok? Un assassino. Sì. Ecco perché è entrato all'interno di questa casa, perché nessuno penserebbe la malsana idea di entrare all'interno di questa proprietà, per quanto fa paura. Per questo, capito, si è voluto barricare all'interno di questa casa, così che non possa fare più crimini. Ma sei sicuro che vuoi entrare? Ma tu non eri quella che a cui piaceva l'horror, Zoe? Sì, mi piace l'horror. Vabbè, però... E allora? Sì, però se dici che c'è un assassino potremmo morire, Sbri. Cioè, potremmo morire insieme, non che mi dispiace, però potremmo morire. Tranquilla, Zoe, entra pure. Potrebbe essere qua da qualche parte, ok? Sta attenta. Ok. Oddio, fa proprio paura comunque questa casa. Ok, saliamo le scale, Sembra una casa di un vampiro, una cosa del genere. Sì, vero, una casa molto, molto medievale, ecco, sì. Ok, ora apro questa porta e vediamo se c'è qualcuno dietro, ok? Incrocia le dita. 3, 2, 1. Ok, tranquilla, non c'è nessuno. Ok. Adesso dobbiamo solamente vedere... Aspetta, sta salendo qualcuno! Entra qua dentro! Come sta salendo qualcuno? Sì. Oh mio Dio. Mi sa che quello è il killer, hai visto? È il killer, fortunatamente non ci ha visto. Zoe, devo dirti una cosa, in realtà non ci so se Elox è morto, è tutta per colpa mia, Zoe. Per colpa tua? No, mamma! Mi dispiace, no Zoe, non scappare. Cosa devo fare? Mi puoi uccidere? No, non voglio ucciderti, anzi voglio fare il contrario, perché non voglio più uccidere un innocente, ok?
L'ho fatto con Violet, cioè nel senso l'ho voluto fare con Elox, trucco di proposito perché mi hanno trattato male, però Violet lo, non l'ho fatto di apposta, ok? Sì, okay. Ora... Aspetta, hai ucciso Crucco e Violet? Sì, però aspetta un attimo, ok? Adesso io, dato che questa cosa me l'ha data quel tizio, ok? Mi ha reso questo, lui mi ha reso così, è giunto il momento di vendicarmi di quello che mi ha fatto, hai capito? Ok, allora andiamo ad uccidere. No, no, tu devi stare qua. Ok, non puoi venire con me. Va bene. Ok. Ok, è qua dentro. Dentro questa casa. Devo andargli addosso. Ok. Oddio, ho messo di spalle. Sì, posso prenderlo di soppiatto. Posso prenderlo di soppiatto. Dai. 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 Ok, questa è la scelta migliore che potrei fare in tutta la mia vita. Oh, oh cacchio. Zoe! Zoe! Ehi! L'ho fatto fuori! Davvero? Sì! Oh, quindi è stato facile! È stato molto semplice, esatto, perché era messo di spalle. Ho voluto sfruttare il fatto che ero sneaky sneaky. Adesso il problema è che dobbiamo ricreare il mondo, dato che siamo in hardcore e quelli sono morti per sempre. Che scatole! Però guarda il lato positivo. Almeno ho fatto fuori... questo tizio che voleva infestarci il nostro server. Già. Oh, guarda un topolino. Dato che dobbiamo però, Zoe, come dire, fare un reset del nostro server, puoi fare anche tu una brutta fine, che ne dici? Aspetta, Sbrin, forse non Zoe? Dovremmo, Zoe? No, io non voglio, Sbrin. Vieni qua. No, Sbrin, vieni. No.